Salve a tutti e benvenuti ad una nuova edizione del Radio TG di Antenna 1 Notizie da Gianluca Virgillito. Apriamo subito il nostro notiziario di oggi con una notizia dell'ultima ora, perché un caso di coronavirus sarebbe appunto stato riscontrato a Catania ed è arrivata anche la conferma da parte del governatore siciliano Nello Musumeci, di cui vado subito a riportare le dichiarazioni. Musumeci dice: a Catania abbiamo registrato un nuovo caso di coronavirus. Si tratta di una donna risultata positiva ai primi due tamponi, già ricoverata all'ospedale Garibaldi nel reparto di malattie infettive. Intanto la Protezione Civile fornisce nuovi aggiornamenti sul numero dei casi in Italia. A Catania risulta negativo il tampone su un'altra trentenne giunta in Sicilia da Pisa. Ascoltiamo il servizio. Era scattato il protocollo anti-coronavirus all'ospedale San Marco di Librino a Catania, ma è rientrato subito perché il tampone effettuato su una trentenne arrivata in Sicilia da Pisa la scorsa settimana è risultato negativo. La donna qualche giorno fa ha accusato la febbre e ha contattato i numeri di emergenza. Secondo il bollettino diramato ieri 26 febbraio, la Protezione Civile fornisce nuovi aggiornamenti sul numero dei casi di coronavirus in Italia. Risultano contagiate 400 persone in 9 regioni e una provincia autonoma. 12 soggetti hanno perso la vita. I pazienti che attualmente sono ricoverati con sintomi sono 128, mentre 36 sono in terapia intensiva. 221 si trovano in isolamento domiciliare e sono 3 le persone guarite. Santo Spartà per Antenna 1 Notizie. Musumeci ha anche scritto al premier Conte per fermare uno sbarco di migranti a Messina per l'emergenza coronavirus. La Sea Watch approda comunque sull'isola. Maria Grazia Spartà ci spiega i dettagli. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ieri sera ha inoltrato una lettera al premier Conte chiedendo di bloccare lo sbarco della Sea-Watch a Messina, con 194 migranti a bordo, perché l'hotspot non è idoneo alla quarantena. La richiesta non è stata ascoltata, infatti stamani la nave è approdata sul molo Norimberga. Presenti sul posto il personale delle forze dell'ordine, dell'ASP e del comune. Dopo aver effettuato le procedure di contenimento, saranno svolti degli accertamenti sull'imbarcazione per verificare l'eventuale presenza di persone con la febbre, che saranno isolate e messe in quarantena nella caserma di Gasparro di Biscontea per 14 giorni. Musumeci invitava il premier a condividere il senso di responsabilità nei confronti della comunità dei siciliani, anche in ragione dell'emergenza nazionale che sta impegnando tutte le nostre strutture sanitarie nella complessa azione di contrasto all'epidemia Covid-19. Il presidente nazionale di Consumatori Associati, Ernesto Fiorillo, appoggia la posizione del presidente della regione siciliana. Maria Grazia Spartà per Antenna 1 Notizie. Era di origini messinesi la prima vittima siciliana di coronavirus. Si tratta di Luciana Mangiò, di 75 anni, morta all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per il virus. La donna viveva fuori dalla Sicilia con la sua badante ed era ricoverata dal 7 febbraio, poiché è affetta da patologie all'apparato respiratorio. La vittima era anche cardiopatica. La procura ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto alla donna. Apposti i sigilli e gli accessi della scala dei turchi a Porto Empedocle nell'Agrigentino dalla Guardia Costiera. Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha disposto il sequestro dell'area iscritto nel registro degli indagati Ferdinando Sciabarrà, catastalmente proprietario di una grossa parte della stessa, per il reato di occupazione di demanio pubblico. Operazione antidroga La Cosa. I proventi supportavano il clan Cappello Bonaccorsi. Se arresti tra Catania e Siracusa. Gli approfondimenti nel servizio di Maria Grazia Spartà. Blitz antidroga in Sicilia. I carabinieri del capoluogo etneo hanno arrestato, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nell'ambito di un'operazione denominata La Cosa, 6 persone che gestivano 3 importanti piazze di spaccio nei quartieri Pigno, Fossa dei Leoni di Catania e a Francofonte di Siracusa. La DDA contesta ai soggetti i reati a vario titolo di associazione mafiosa e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono partite da una costola dell'inchiesta Notti Bianche, condotta dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, riguardo una banda specializzata in furti di bancomat. Fondamentali le intercettazioni e le dichiarazioni di pentiti. Il gruppo criminale gestiva lo spaccio di marijuana e cocaina ed era in possesso di armi da guerra. Maria Grazia Spartà per Antenna 1 Notizie. Comincia il ripristino e la riqualificazione della Fontana dei Malavoglia, realizzata nel 1975 in piazza Giovanni Verga a Catania dallo scultore Carmelo Mendola, e guasta da 5 anni. La struttura prenderà nuovamente vita. Il via ai lavori è stato dato oggi alle ore 10:30 dal sindaco etneo Salvo Pogliese insieme all'assessore Enrico Trantino. Il recupero della Fontana dei Malavoglia sarà realizzato con i fondi per la democrazia partecipata
che prevedono una compartecipazione in favore dei comuni al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Grande riconoscimento per il fotoreporter catanese Mamo, che si aggiudica un posto nella finale del WordPress Photo. Maria Grazia Spartà. Il catanese Alessio Mamo ottiene un posto nella finale con uno scatto fotografico del WordPress Photo, il concorso di fotogiornalismo più importante al mondo. La foto selezionata raffigura una donna musulmana che tiene in braccio suo figlio dirigendosi verso la clinica del campo profughi di Al-Hol, zona del nord-est della Siria. Il siculo ha vinto il contest nel 2018 con la foto di una piccola bambina, Manal, che aveva il volto sfigurato da un'esplosione in Iraq. Mamo è in gara per aggiudicarsi il premio per la categoria General News. I vincitori della 63esima edizione della competizione saranno annunciati il 16 aprile ad Amsterdam, nel corso della cerimonia che sancirà anche l'avvio al ciclo di mostre. Maria Grazia Spartà per Antenna 1 Notizie. Sempre a Catania, Scippo in Vietnea, arrestato un sedicenne. Santo Spartà. Un giovane ladro viene fermato a Catania, in Vietnea. La polizia ha arrestato un sedicenne paternese per scippo in concorso con altri soggetti. Le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza hanno consentito ai poliziotti di identificare il ragazzino. Altri due giovani non sono stati ancora identificati. Il sedicenne è stato arrestato e rinchiuso nel centro di prima accoglienza di via Franchetti. Santo Spartà per Antenna 1 Notizie. Caso di violenza nel palermitano, un giovane adesca una ragazzina e abusa di lei, 25enne arrestato. Di servizio. È stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia di Termini Imerese un 25enne di Villabate, nel palermitano, per violenza sessuale aggravata su minore e produzione di materiale pedopornografico. Il giovane aveva un falso profilo Instagram che utilizzava per adescare ragazzine. Il malfattore le induceva a produrre materiale porno. Una vittima è stata convinta dal 25enne, il quale le aveva fatto credere di avere competenze mediche, ad incontrarlo. Il soggetto ha abusato della ragazzina durante l'incontro. Le dichiarazioni della minorenne, l'analisi dei cellulari e dei PC confiscati sono stati fondamentali per risalire all'identità del giovane di 25 anni. Santo Spartà per Antenna 1 Notizie. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 6.27 del mattino in mare tra le isole Eolie e la Calabria. Secondo i rilevamenti dell'INGV, il sisma ha avuto ipocentro a 229 km di profondità ed epicentro a 53 km a nord da Messina, 64 a nord-ovest di Reggio Calabria. Non sono stati rilevati danni a persone o cose. Ricordando dunque del primo caso di coronavirus a Catania, arrivata la conferma da parte del governatore Nello Musumeci, una donna proveniente da Milano è risultata positiva a due tamponi, in attesa di ulteriori conferme. Questa è appunto l'ultima e più importante notizia. Grazie per averci seguito. Linea che torna alla rete.